Ok ragazzi, siamo con il Tiger 1002. Purtroppo la Street Triple non era disponibile per la prova. Ovviamente come arrivano queste le danno via subito, però ce ne stava una già là che era già venduta, l'ho vista dal vivo e devo dire che rende molto molto di più dal vivo piuttosto che nei video. Veramente veramente bella. E niente, adesso ci andiamo a provare questo Tiger 1002. Ma adesso tocca andare a fare rifornimento. Però, allora, posizione in sella, tocco tranquillamente, sono 1,80 m io. Allora, ok, come funziona qui? Vediamo un po'. Ecco fatto, ci siamo con la prima. Non capisco come mai, non so se è proprio perché c'è poca benzina che sta a zero o se perché rimane tipo mezza accelerata, boh. Non lo so, mo vediamo adesso che... Devo dire che però a livello di comodità, ragazzi, è uno spettacolo, è veramente comoda, cioè... Mamma mia, pare di stare su una poltrona, cioè... Madonna! Che spettacolo! Che spettacolo! È comodissima, regà. Eppure molto maneggevole, devo dire, eh. Molto maneggevole. Cioè, nel senso, appena l'ho vista, il mio pensiero è stato: porco due, ma sto bussolotto, mo come cazzo lo guido? Perché comunque, ragazzi, questa è la prima volta che guido una moto turistica, diciamo, eh. Però devo essere sincero, il feeling è... cioè, da appena ci sono salito sopra, i miei dubbi sul quanto è grossa sono spariti. Andiamo piano piano, che ancora è fredda sicuramente. Ok, allora ragazzi, abbiamo fatto rifornimento e adesso lo andiamo a provare. Comunque agilissima veramente, cioè è incredibile. Veramente, cioè, raga, sono rimasto de stucco, ve giuro, dalla maneggevolezza che c'ha sta moto. Cioè, rispetto all'impatto visivo che te dà, è una cosa assurda. Poi, vabbè, posizione di guida fenomenale, cioè, stai comodissimo. Guardate. Cioè, sto proprio... Poi va giù come... Mamma mia, come va giù da sola sta moto! Cioè, è assurda! Assurda! Ma veramente, raga! Cioè... No, l'unica cosa che non riesco a capire è sto cazzo de... c'ha l'acceleratore che è sensibilissimo nella prima parte e poi vedi che rimane tipo mezzo... boh, non lo so. È un dubbio che mi perseguita sinceramente. C'ha l'acceleratore che è strano.
Poi ho pensato, manco come funzionano i menu, e mappe, come cazzo che è qui questo? Non lo so, non tocchiamo niente, che qui sennò porco due volamo via, regà. Ci fa l'eject pilot. Adesso sto di seconda senza gas e la moto sta praticamente andando proprio a passo d'uomo, diciamo. Comunque, allora, una cosa che non mi piace molto è il cambio. Cioè sulla mia, sul Monster, è vero che devi essere deciso, cioè nel senso che magari se non dai con decisione sulla leva te mette dentro al folle, però se impari a essere deciso non ci stanno problemi. Qua ogni volta che cambio sento non lo so, non entrano bene le marce, non è che il cambio va male, però non, cioè una sensazione mia, non mi convince a me. E l'altra cosa che non mi convince è l'acceleratore, c'è tipo dei buchi, non lo so, non, però adesso stiamo ancora dentro i turbo, cioè non è manco, cioè ok, in città si guida bene, è comoda e tutto, per carità, su questo possiamo dire quello che vi pare, è comoda più dalla mia, cioè più angolo di sterzo, più comodità, non scalda. Soprattutto non scalda. Minchia, però porca puttana, oh! Porca puttana! Ma che stai a giocarci? Questo è un rinoceronte incazzato! Porca troia, ma questo è un rinoceronte incazzato, regà! Madonna mia! Ho dato giù una manata di gas e mi ha detto ehi, guarda che ti metto per cappello! Ma poi il gas sembra infinito, regà, ma come cazzo? Cioè, stava a Napoli, la devo girare col mulinello! Però minchia se va! Va! E non gioca manco! Forse sbaglio qualcosa io, ma in scalata non mi entrano le marce se non metta la frizione, non so perché. In salita sì, entrano. Ah ecco, in scalata pure, mo. No, mo non va, boh, vabbè. Eccoci qua, ragazzi, eh. Strada Cimina, prepotenza pura. Qui abbiamo un indeciso. Molto prepotente. Molto prepotente, bello, 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 ragazzi, mamma mia. Cioè comunque ti fa capire, sì, oh, guarda che qui si sta a giocare, cioè non è che... Solo che c'ha sto gas troppo scattoso, non mi piace, cioè è molto più scattoso della mia, che comunque è una bicilindrica, e cioè lo sappiamo tutti le bicilindriche Ducati come sono, no? Sono cavalli impazziti che te scarciano
Però non lo so, proprio sul momento in cui passi dal lasciare il freno in curva e ridare il gas per riuscire, senti proprio che c'è una, non so se si vede, e guardate comunque il mio movimento del polso quanto è piccolo, cioè non so se sia dato dal fatto che questa dovrebbe essere col cardano, non lo so, c'ho ipotesi, non lo so, perché non l'ho mai guidata una col cardano sinceramente. Però raga, porco due, si ciaccia, è indemoniata, oh, ma è indemoniata, cioè quando dai il gas si sente che c'è sta. Adesso invece la voglio provare un po' sul, diciamo, tratti autostradali, che diciamo è quella per cui è un po' più nata, per i viaggi. Ma senti come urla poi, oh! Freni ragazzi ottimi, abbiamo dei Brembo, se non erro, mi pare di aver visto prima, quindi i freni sono l'ultimo dei nostri problemi, i freni. Tu me entiendes? E qui proviamo un attimo. Minchia raga, porca troia, mamma mia, cioè è impressionante, ma è impressionante pure il sound poi, cioè è bella da guidare raga, veramente bella. E poi ve lo dico, ve lo dice uno che comunque, diciamo, non è che a me mi fanno impazzire le moto da turismo, sono sincero. Però l'ho voluta provare, perché finché non si prova, raga, non si può dire. E vedevo di che mi sto divertendo in casino. Quando apri porco due, beh! Si sente anche l'ABS dietro come entra, sento proprio il freno che mi fa. Raga, tanta roba, veramente bella, oh! Ma poi si guida bene! Cioè non pare di sta guida un bussolotto di queste dimensioni, capito? È incredibile! Veramente, guarda, ci sono rimasto de stucco! Cioè non mi aspettavo una cosa simile! Ragazzi, per andare a fare un pezzo di strada un po' più rettilineoforme, diciamo di lunga percorrenza ad alta velocità, ci dobbiamo fare questo tratto un po' così, curve miste. E che fai, te ne privi? Ce lo facciamo più che volentieri. Sembra di stare su un divano che però cammina tanto. Protezione dal vento, guarda questo, porco due, a te e chi te lo dice, mortacci tua. Protezione dal vento, dicevo, molto buona, arriva giusto un po' di vento sulle spalle, che sono forse la parte un po' più, però questo qua volendo si può alzare anche, adesso ci sta a metà più o meno. Però ah, abbiamo anche il contamarci, ecco, vedi, io non ce l'ho, per esempio ormai sono abituato a non guardarla nemmeno. Invece no, sfruttiamole visto che ce le abbiamo queste cose, no? Ecco, qui la signora non sa cosa. Accelera, frena, frena, accelera. Ragazzi, è veramente, cioè, è troppo divertente da guidare, che cazzo devo dire, è fighissima. Cioè, capito? Un attimo stai una piotta 80, cioè
Signore, mi scusi, 118. Freno, ragazzi, c'è un freno della Madonna, frenata è pura goduria la frenata. Ma è bella, regà, cioè è una bella moto, seguita bene, mi piace. Poi porco, quando apri il gas te manda nell'iperspazio. Ti manda nell'iperspazio, cioè è una cosa difficile da fare, è mettere il cazzo di folle. Eccolo. Ve la faccio vedere dall'esterno. Eh sì, vedi, c'ha il cardano, c'ha infatti, sì. Quindi potrebbe anche essere il cardano che gli dà sta sensazione, non lo so, perché non l'ho mai provato, è la prima volta che lo provo. Il davanti, raga, è fighissimo, guardate quanto cazzo è grosso il davanti, veramente figo, veramente figo sto Tiger 1200, raga, tanta roba. Ok, adesso ragazzi qua la possiamo provare per bene. Va, minchia se va. Incredibile, ragazzi, c'è una stabilità anche ad alte velocità impressionante, cioè piazzata lì non si muove, veramente bella, raga, veramente bella, guarda che moto. Poi c'ha lo schermo molto grande che si legge bene anche sotto al sole. Adesso abbiamo il sole proprio quasi sopra praticamente. Però è da paura, oh. Madonna mia. Da paura. Calcolate che c'è anche molto vento, e nonostante tutto stavo a 2 piotte e niente, stava ferma lì, quindi c'è un'ottima stabilità anche ad alte velocità, nonostante sia... Guardate, vedevo di... prima ero fermo al semaforo e mi ha tirato una furata di vento e un po' mi ha sbilanciato. E ovviamente da fermi il peso si sente di più perché stai fermo, giustamente. Però quando sei in viaggio, quindi quando stai camminando, non si accusa per niente. Ma guarda, mi sono veramente ricreduto su questa tipologia di moto qua. Cioè, sono divertenti comunque alla fine, Non pare, ma sono divertenti. Secondo me andrebbero provate almeno una volta. Cioè, poi già, di prima quanto sta? Farà 90.
di prima. Cioè, che roba! Veramente una bella moto. Sono sincero, è una bella moto. Guardate che fila, madonna mia. E niente ragazzi, ora la riporto in concessionaria e poi tiriamo le conclusions. Ma comunque mi sono divertito tanto, raga, veramente tanto.